Euro 2020. Benvenuti a questo match della fase a gironi, una partita importante, pesante. Vedremo che approccio avranno le squadre alla gara. Deve essere un approccio perfetto perché conta ogni singolo punto. Le squadre devono stare attente anche se è concesso sbagliare. Pronti per l'emozione di questa sfida tra Russia e Inghilterra. Ecco la formazione di partenza della Russia. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la... Attenzione, perché sono alla caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. E supera il portiere e adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Ashley Young, attenzione al tiro, si ripartirà col corner per l'Inghilterra. Occhio a Kane, hanno il pallone che può valere la parità, attenzione, attenzione, tutto solo, attenzione ai saltatori in area, portiere che si allunga e sventa la minaccia. Fin qui non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano, sei d'accordo Stefano? Troppo spesso fuori posizione, fatica a liberarsi dalla marcatura avversaria. Va forse coinvolto maggiormente nella manovra, altrimenti rischiano di giocare con un uomo in meno. Attenzione, qui c'è il rischio di un cartellino rosso. Inghilterra che dovrà giocare dunque fino alla fine con l'uomo in meno per questa espulsione. Penso proprio che l'arbitro abbia preso la decisione giusta. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. È iniziata la ripresa di questa sfida della seconda giornata della fase a gironi. Pier, sono curioso di vedere quale delle due squadre uscirà meglio dall'intervallo. Occhio al tiro della bandierina. Maguire prova ad andare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Sono riusciti a battere il portiere con questa splendida conclusione. Nel posto giusto, al momento giusto. Il portiere era stato bravo a salvare il primo tiro, ma l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato scampo. Si preparano al cambio. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Cerca la rete. Ottimo l'intervento del portiere che blinda il pari. Beh, se avessero preso gol in questa circostanza, beh, difficilmente avrebbero avuto il tempo per rimontare. Conclusione che non crea problemi al portiere. Risultato di parità con l'arbitro che chiude qui dunque la sfida. Questa è una grande vittoria, soprattutto perché ottenuta in inferiorità numerica. E questo ha dato prova di grande dimostrazione di solidità.
Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Non solo ha segnato il gol del pareggio, ma si è reso protagonista di una prestazione impeccabile da tutti i punti di vista. Sono i padroni del proprio destino, una vittoria li proietterebbe aritmeticamente alla prossima fase. È tutto pronto per il calcio d'inizio. Benvenuti a questo incontro della fase a gironi di Coppa. Un saluto da Pierluigi Pardo e da Stefano Nava. Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto a questa sfida tra Germania e Turchia. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un'offensiva. Può metterla da lì. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Va Toni Kroos, Jerome Boateng. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Qui possiamo rivedere meglio il gol della Germania. Non sembrava una conclusione irresistibile, forse il portiere si è fatto sorprendere. Questo è un gol spettacolare, mi piacciono molto, il gol di testa, grande precisione, grande stacco, grande tempismo. Visto i risultati non credo che calcerà anche la prossima. Cercano di aprire la difesa avversaria. Occhio a Osil che è solo. Occhio al pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Thomas Müller. Occhio a Werner. Attenzione, occasione. Non riesce a bloccare, attenzione. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla buona per Müller. Non si fa sorprendere. Potrebbero incrementare il vantaggio sfruttando a dovere questo tiro dalla bandierina. Ne metto Pal. Tosun. Prova la botta. E sarà calcio d'angolo. Si immola il difensore. Hanno sfiorato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Occhio al tiro della bandierina. Ayan! Come ha fatto? Squadra a riposo nell'intervallo, hanno più di un motivo per sorridere. Finisse così sarebbero qualificati in anticipo per la fase eliminazione diretta. Sarebbe un risultato importantissimo. Potrebbero giocare più liberi mentalmente senza la necessità di dover fare punti a tutti i costi. Un motivo in più per mettere in campo anche nel secondo tempo la stessa voglia, la stessa grinta vista nel primo. È iniziata la ripresa di questa sfida della seconda giornata della fase a gironi. Occhio a Werner. Müller. Attenzione a Thomas Müller. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Thomas Müller aggiorna il bottino. È stato freddo e impassibile davanti alla porta. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione.
E il portiere recupera il pallone. Ozil. Occhio a Werner. Prova a sorprenderlo. E c'è il gol. Palla in rete. Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Il gol è l'essenza del calcio. La Germania oggi ce ne sta regalando tanti. Davvero non si ferma. Per una grandissima soddisfazione anche del pubblico. Ecco il gol. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Attenzione, pericolo! Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Si starà mangiando le mani perché era veramente uno splendido assist. Una preparazione perfetta per un gol che sembrava facile. Ha gettato al vento il prezioso assist del compagno. Occhio alla botta! È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Buon cross di Reus. Ed è rete! Il cross è scaturito da una manovra corale esemplare. Sfortunato quel portiere, era quasi intercettato. Il tiro era lì, la palla è entrata lo stesso. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Secondo posto è già blindato. Adesso proveranno l'assalto alla testa del girone per qualificarsi come prima. Sarebbe importante. Potrebbe fare la differenza nei sorteggi per la fase A. Eliminazione diretta. Hanno l'obbligo di provarci. Chiedo a Stefano Nava un giudizio sulla prestazione di Khedira. Ha segnato un gol. In generale direi che ha offerto una prestazione più che positiva, contribuendo di fatto al successo finale. Protagonista. Risultati delle partite.